Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Oggi 20 settembre ritorna Sportivamente. Non vi nascondo la mia emozione, ma una gioia altrettanto bella per poter riprendere questa trasmissione sportiva dopo 6 anni. È una trasmissione che era super seguita, adesso grazie sicuramente a qualcuno che evidentemente l'ha voluta riproporre, noi siamo qui dagli studi di STV per collegarci con tutti voi che siete dall'altra parte a seguire questa nostra Sportivamente. Comincio subito a presentarvi chi alla mia sinistra condurrà insieme a me questa bellissima trasmissione. Lei è Miriam Strangis. Miriam, ben ritrovata. Allora, buonasera sia a chi ci guarda da casa sia a voi, perché avremo molti, diciamo, parlo al plurale perché avremo molti ospiti questa sera. Sicuramente anche per me è nata una grande emozione essere qui stasera, quindi ci faccio un in bocca al lupo e speriamo che vada tutto bene. Al contrario di me, Miriam non è per niente emozionata, quindi è andata liscia e quindi tutto questo mi lascia ben prevedere che sarà una serata splendida. Una serata splendida perché abbiamo degli ospiti eccezionali. Sicuramente comincio con un'altra donna che evidentemente è Aurora Furci. Lei è un'atleta di nuoto che è campionessa regionale. Benvenuta Aurora. Grazie mille. Allora, Aurora è di poche parole, ci saluta e basta, però poi la sentiremo nel corso di questa puntata perché anche lei è emozionata come me. Chi sicuramente non è emozionato, ma che io ho voluto fortemente questa sera nei nostri studi per quella che è la nostra prima puntata di Sportivamente, è lui, il nostro magico capitano storico della nostra Vigoro, già assessore allo sport del comune di Lamezia Terme, Giovanni Grandinetti. Ben ritrovato Giovanni. Grazie a te, grazie dell'invito. E quindi a seguire sicuramente chi ha voluto fortemente insieme a me, ma sicuramente insieme al nostro carissimo Francesco Santoro, editore di STV, l'editore di Globo TV, il nostro carissimo Giovanni De Grazia. Giovanni, ben ritrovato. Buonasera Renato, buonasera a tutti gli ospiti. Sono felice di essere ospite, diciamo, questa sera di questo programma, anche se curo la produzione di tutto, per tutto il programma Sportivamente. È stato un onore riprendere questo programma, Renato, condotto da te magnificamente 6 anni fa, l'ultima puntata, perciò era giusto riproporlo questo programma in questo momento storico della città. Stanno cambiando tante cose ed era giusto che c'era fame di sport, fame di calcio, di tutti gli sport in generale, ma principalmente fame di un programma sportivo che mancava da ben 6 anni dalla nostra città, perciò è importante questo appuntamento settimanale con STV e in contemporanea sul mio canale Globo TV. Grazie Giovanni, grazie per questa premessa. Io continuo a sottolineare i ringraziamenti per te e per il nostro carissimo editore Francesco, che fortemente avete voluto questa trasmissione che, appunto, come abbiamo già detto, ritorna dopo 6 anni. Ritorna e io voglio anche ringraziare, approfitto, di solito i ringraziamenti si fanno in fondo alle trasmissioni, però era giusto anche dirlo, il nostro carissimo Mario De Grazia per questa sigla che ha realizzato, così come ringrazio il nostro regista Pietro Santoro per il promo e per tutto quello che andrà a fare da qui in avanti per quanto riguarda questa trasmissione. Noi stiamo aspettando. Sì. Bensì di Arturo De Rosa. Ah, allora chiedo venia Arturo De Rosa, che io ringrazio, lo avrei ringraziato per altre cose che evidentemente sta facendo in nostra collaborazione per quanto riguarda le partite dell'FC Lamezia e anche quelle che sono le immagini che da qui a poco vedrete, quindi grazie al nostro magico Arturo. Noi lo vediamo proprio in questo preciso momento, ci raggiunge l'ospite d'onore che aspettavamo, io lo chiamo subito, lui è il nostro Gabriele Martino, direttore generale FC Lamezia. Prego direttore, venga, 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 facciamo un applauso al nostro direttore che ci raggiunge. Direttore,
benvenuto e grazie di cuore per aver aderito al nostro invito. Non abbiamo fatto l'entrata alla grande, bensì il nostro direttore è arrivato con un attimino di ritardo per un lutto che evidentemente ha colpito la regina, di cui lui è la storia per tantissimi anni. Lo lascio dire a lui, intanto che è già arrivato. Abbiamo perso veramente un amico. Direttore. Sì, era Massimo, oltre che essere stato un professionista di grande qualità professionali e morali ed umane, è stato veramente una delle persone rare, una persona per bene. Non è facile usare questo termine. A soli 47 anni è scomparso e purtroppo lo sport, al di là della regina, lo sport sicuramente ha perso una persona seria. Grazie direttore, grazie a voi. Era giusto e doveroso fare evidentemente queste condoglianze alla famiglia, e io torno subito praticamente nel vivo di questa trasmissione, che noi non possiamo cominciare se non con le prime immagini. Abbiamo parlato di Arturo De Rosa, e Arturo De Rosa ci ha mandato le immagini di quello che è stato il primo incontro della prima partita del campionato di Serie D, che ha visto l'FC Lamezia contro il Troina, un incontro che è terminato 2-0, ma noi attraverso queste immagini che adesso il nostro magico regista mi passa, possiamo poi commentare il tutto. Vai Pietro, grazie. Thank you.
Allora, rieccoci nuovamente in studio. Direttore, una partita che noi abbiamo vissuto dal vivo, adesso l'abbiamo vista attraverso queste immagini. E i nostri complimenti vanno decisamente a tutta la squadra, a Mister Erra, con un saluto al presidente Felice Saladini, che evidentemente ha seguito la partita. Oggi non può essere con noi perché impegni di lavoro lo trattengono altrove. Cosa si sente di dire dopo aver visto questa prima partita che vede la nostra FC Lamezia in testa alla classifica, sebbene con altre squadre che hanno vinto altrettanto? Intanto mi preme scusarmi per il ritardo e poi grazie a voi per averci invitati. Per quanto riguarda la partita ci sarebbero un po' di cose da dire, permettetemi di i complimenti a quanti domenica sono stati ed anche nei distinti. Posso confermare questa cosa? Mi perdoni se la interrompo, perché il mio regista decisamente darà contezza di quello che ha appena detto con questa immagine dello stadio Guido d'Ippolito, che io non vedevo così gremito da tantissimi anni. Grazie Pietro se mi passi questa immagine mentre il nostro direttore continua. Prego, eccolo là. Hanno sfidato un caldo più agostino che non settembrino. E poi hanno veramente partecipato con calore alla gara della squadra. La mia impressione è che gli sportivi di Lamezia incomincino ad affezionarsi a questa squadra, a questo club che tanti sacrifici ha fatto in pochissimo tempo e che stia nascendo una sinergia, un'ottima sinergia anche tra la squadra, lo staff tecnico e gli sportivi di Lamezia. Questo è propedeutico ad un anno assieme importante. Io mi auguro che la squadra riesca sempre a dare ottime prestazioni, chiaramente coronate anche da successi, perché la società sta facendo tanto, gli sportivi di Lamezia, il pubblico di Lamezia sta facendo tantissimo. Per cui noi ci siamo impegnati e ci impegniamo veramente a dare il massimo di noi stessi ogni giorno e qui vanno i complimenti all'allenatore, al suo staff e ai ragazzi, proprio perché possa essere un anno importantissimo per la città di Lamezia. La gara dal punto di vista tecnico, non me ne vogliano gli amici di Troina, il risultato non la dice completamente. La squadra poteva andare in vantaggio prima, poteva raddoppiare prima. È stata una vittoria, voglio dire, netta, al di là del risultato, però c'è, come giustamente ha fatto rilevare il mister, c'è ancora tanto da fare. E del resto pensiamo che questa è una squadra tutta nuova che lavora assieme solo da 25 giorni, un gruppo che si ritrova assieme per la prima volta e che sa di essere una squadra forte e che conosce bene quali sono gli obiettivi per i quali battersi. Direttore, approfondiremo tutto quello che lei già ha cominciato a dire nel corso di questa nostra puntata, una puntata che io ho voluto organizzare con la presenza, perché io dico una cosa ai tanti telespettatori che oggi ci seguono, e sono veramente in tanti, direttore, perché ci possono guardare in diretta regionale, in diretta streaming, in diretta Facebook, e già la mia cara Miriam mi dice che siamo super seguiti e di questo non avevamo dubbi. Io l'ho voluta impostare invitando nei nostri studi un capitano storico. Perché dico questo? Perché per guardare al futuro bisogna ogni tanto guardare indietro nel passato, e quindi ho voluto fortemente la presenza di capitan Giovanni Grandinetti, della nostra mitica Vigoro degli anni passati, perché lui è in sintonia con quello che è il progetto del presidente Saladini. Quindi Giovanni, allora. Ma guarda,
fermo restando che ho rispetto per le idee di tutti quanti, ognuno la pensa come vuole, però da tanti anni stiamo assistendo a un declino del calcio a Lamezia, è inutile che ce lo nascondiamo, siamo andati poi a raccattare qualche titolo di qua e di là, però è inevitabile che l'agonia era lenta e non ci poteva portare da nessuna parte. Oggi abbiamo questa grande opportunità, giustamente come diceva il direttore, che abbiamo questo giovane presidente che con tanto entusiasmo, con tanta passione, sta cercando di portare il calcio nel calcio che conta. Io penso che siamo sulla strada giusta. Mi dispiace che tanti, insomma, alcuni non la pensano allo stesso modo, ma io mi auguro che col tempo queste cose si possano appianare e che tutti quanti possiamo concorrere perché la Vigore possa dare nel calcio che conta. Bravo, grazie al nostro capitano per questo messaggio. Voleva aggiungere il nostro Giovanni. Una cosa su quello che ha detto, mi volevo collegare a quello che ha detto prima il direttore generale. Allora, il cambiamento già si vede. Io l'ho notato già nell'amichevole, nella Coppa Italia, ma l'ho notata nel pubblico, l'ho notata nella gioia dei bambini, i palloncini, il calcio, e deve essere una giornata di festa, o si vince o si perde, non conta. Però questo è il vero calcio, l'atmosfera di festa e appassionare la famiglia al calcio. Il calcio non deve essere più violenza e devo dire che grazie alle FC Lamezia stanno dimostrando anche nell'organizzazione che c'è attorno a loro di organizzare bene anche il contorno, non è solo la partita, l'allenatore non è solo Erra, l'allenatore è Martino, l'allenatore è tutto lo staff, il direttore sportivo, il direttore, l'ufficio stampa. Se tu unisci tutte queste cose, là diventa la vera società e si vince insieme. Perfetto, Giovanni, hai fatto bene a sottolineare tutto questo perché è evidente che hai dato contezza di quella che è l'organizzazione che vuole il presidente Felice Saladini per l'FC Lamezia. Tutto veramente in un modo corretto, garbato. Addirittura abbiamo notato io e te che seguiamo la partita da dietro praticamente alle quinte, come ci sia addirittura ad un certo punto qualcuno che arriva anche con i dolci. Che bella sta cosa, non l'avevo mai vista nei nostri stadi. Giovanni, cosa voleva aggiungere? Quanto ha detto il direttore, quanto ha detto Giovanni, io ho visto nelle tre partite, Regina, Rende, tanti amici di San Biasi. Sì, bravo, anche al campo sportivo. È una cosa importante, è una cosa che non si è mai verificata. Questo significa che la gente sta approvando quello che sta facendo il presidente Saladini. Il nostro direttore concorde in tutto quello che avete detto, però io per un attimino voglio lasciare il calcio da parte, anche perché questa trasmissione sportivamente, il titolo è proprio questo. Noi ci interesseremo nel corso di queste puntate che andremo a fare da qui in avanti, che finiranno a maggio, pensate quante ne faremo, anche di altre situazioni. In modo particolare tratteremo tutti gli sport che evidentemente vengono nel nostro territorio, in tutta la Calabria, quindi parleremo di tutto e di più. Anzi, a tal proposito voglio ringraziare, di questo me ne darà atto, il nostro editore Giovanni De Grazia, il nostro editore Francesco Santoro, quelle società che hanno accettato di buon grado di darci un supporto per poter portare avanti queste nostre trasmissioni. Non avete visto passare degli sponsor ancora, quindi noi ci stiamo proponendo stasera per la prima puntata, sicuramente ci saranno nel seguito. E voglio passare... In questo programma noi viviamo in un momento pandemico, no? Un momento di crisi profonda. E noi prima di iniziare questo progetto ci siamo riuniti, io, tu, Francesco, per vedere come si può fare un programma televisivo. Noi siamo una piccola emittente regionale, insomma, io, la mia provinciale, insomma, siamo delle piccole realtà. Noi abbiamo consultato tutte le società calcistiche, pallavolo, nuoto, cioè tutti si sono messi a disposizione a darci un contributo. Finalmente ci sia un programma sportivo che mancava da 6 anni.
Per questo noi siamo senza gli sponsor. Assolutamente sì, hai fatto in questo bene. Momento. Allora, stavo dicendo che cambiamo per un attimino, lasciamo il calcio un attimino da parte per entrare in uno sport veramente che nelle ultime Olimpiadi sicuramente ha fatto grandissimi successi per quanto riguarda la nostra magnifica Italia. Parleremo di nuoto, ma ne parleremo se non prima di aver sentito la nostra Miriam, che sicuramente ci comunica qualcosa. Abbiamo qualcuno che ci sta contattando nel frattempo, o sei già pronta per allora, leggermi? Io direi di parlare di Aurora adesso. Allora, la grande Aurora, vai, vai, vediamo un po' che succede. Allora, stiamo parlando di campo, ma lei non si esibisce in campo, ma bensì in acqua, ed è fantastica, perché lei, ragazzi, ha solo 15 anni, e si chiama Aurora Curci, questo l'abbiamo già detto, e nuota dall'età di 9 anni e ha un curriculum così lungo che secondo me mi stancherò un sacco a leggere. Questo ti farà vedere delle immagini, qualcosa di carino che ti aiuterà. Puoi proseguire, vai. Allora, lei il 27 gennaio 2018 vince a Reggio Calabria il 15esimo Grand Prix regionale da migliore esordiente regionale, vincendo 4 oli su 4 gare. Poi il 13 giugno 2018 viene convocata al torneo delle regioni a Scandaglionico, dove partecipano, mi dicevano, le migliori atlete della regione, le migliori 5, quindi voglio dire brevissima. Poi l'1 aprile 2019 partecipa al campionato italiano indoor Open di Riccione. Il 14 aprile 2019 vince il trofeo internazionale a Palermo, ottenendo il terzo posto nei 200 stile libero. Il 20 giugno 2019 vince le gare di salvamento e il 19 e il 20 ottobre 2019 il trofeo internazionale di Riccione, col secondo posto nei 200 misti femminile, secondo posto nei 200 stile libero, prima assoluta nei 2006 e nei 400 misti e terza nei 400 stile libero. Allora, io mi sono informata prima perché volevo dire che prima assoluta significa che prima, ma non solo prima della sua fascia d'età, ma prima rispetto a tutti i partecipanti che hanno fatto la gara. Poi il 12/1/2020 vince il Roma Trofeo di Babel, il primo posto nei 200 misti delle ragazze, poi il primo tra i 400 misti, prima assoluta 400 stile libero, terza nei 200 stile libero, terza nel 100 stile libero. Il 23/2/2020 vince i campionati regionali di fondo e diventa campionessa per 3 anni di fila nel 2019, 2020 e 2021. Poi il 24 febbraio 2020 a Bari lo Swimming Contest 2020 diventa prima assoluta nei 200 misti, seconda nel 200 stile e terza assoluta nei 400 stile libero. Ve l'ho detto che mi stancavo a leggerlo, ma bravissima. Allora ti faccio riposare perché poi qualche curiosità tu ce l'avrai su questa splendida ragazza che ha appena 15 anni e ha fatto questo popò di roba. Che cosa si prova a 15 anni, evidentemente, arrivare a raggiungere tutti questi risultati? Aurora, adesso ce lo devi dire, devi parlare. Sicuramente è una bella cosa, inizio ad avere qualche piccola vittoria, però è ancora poco e mi aspetto qualche altra vittoria fra qualche anno, magari anche più importante, fuori regione o internazionale, ancora di più. Allora, il nuoto, come nasce questa passione? Una domanda che ti avranno fatto già sicuramente in tanti. In famiglia c'è qualcuno, papà, mamma? No? Sono la prima, ho iniziato per praticare uno sport e poi piano piano mi sono appassionata, sono passata in preagonistica, agonistica e è diventata una passione che ho continuato per 6 anni di fila fino ad oggi e ancora continuerò. Perfetto, allora io ribadisco che con te ci sentiremo anche con qualche curiosità che avrà Miriam sul tuo conto, però voglio ancora una volta sottolineare l'impegno importante del nostro magnifico editore Giovanni De Grazia per quanto riguarda il nuoto. Direttore, lì noi abbiamo un Giovanni De Grazia che evidentemente ha intervistato di tutto e di più per quanto riguarda il nuoto. Addirittura mi dice che ultimamente alla Mesi è arrivato il presidente, aiutami a dire perché il nome non mi viene. Allora, è venuto ieri proprio il presidente Barelli, il presidente nazionale, che fa parte anche, che Martino conoscerà sicuramente, diciamo è il massimo del nuoto a livello nazionale che ci rappresenta in tutto il mondo. Ma volevo ricordare, al di là di questo, quello che stai dicendo, che questa atleta, giovanissima, avete visto che popò di curriculum che ha, no? Io quando giro per l'Italia e la vedo nuotare in piscina nazionale, perché io seguo in tutta Italia il nuoto, devo dire che quando mi dicono questa ragazzina è una freccia, e devo dire che
è impressionante. È una ragazza di Lamezia, poi i genitori sono di Lamezia ed è conosciuta già nel giro federale a livello nazionale e fa parte del gruppo Arvalia Italia, che è un gruppo importante che gestisce anche la nostra struttura Salvatore Giudice di Lamezia Terme. Perciò guarda quanto sport c'è da mezzo. Perfetto, e ad onor del vero noi abbiamo anche un'intervista che il nostro magico Giovanni De Grazia ha realizzato con il presidente della FIN, e Pietro mi dice che è già pronta, la passiamo, poi ritorniamo al calcio. Vai Pietro, grazie. Allora, presidente Barelli, bentornato per la seconda volta in Calabria. Oggi appuntamento con il nuoto calabrese dopo aver ottenuto bei risultati, ma innanzitutto complimenti per le medaglie raggiunte a Tokyo, veramente una crescita del nuoto eccezionale a livello nazionale. Questo significa che Barelli ha fatto un buon lavoro, sta facendo un buon lavoro e fa crescere i nostri giovani. Ma il buon lavoro stanno facendo le nostre società, meravigliose 1500 e oltre società in Italia con tecnici e presidenti appassionati e competenti. Il nuoto ha fatto dei risultati incredibili, grandi atleti che dimostrano la capacità della nostra struttura organizzativa fatta, ripeto, di società meravigliose. Il momento del Covid in queste due stagioni è stato un momento drammatico. Noi andiamo ad acqua calda, noi abbiamo impianti che sono le piscine molto costose, molto difficili da gestire. Quindi il sacrificio nell'epoca Covid è stato triplo o quadruplo che non negli altri sport o nella vita del paese. Speriamo di averlo lasciato alle spalle, speriamo insomma che tutti si rendano conto che il nuoto non è solo campioni, ma il nuoto significa salute, significa saper nuotare, sapere salvare la propria vita e quella degli altri. Quindi siamo molto contenti che questa immagine è passata nel cuore degli italiani. I risultati raggiunti a Tokyo? Un suo bilancio che è positivo sicuramente, ma che soddisfazione prova un presidente federale. Sette medaglie, la prima federazione nel medagliere, grande soddisfazione e penso che sia foriero per il futuro. In bocca al lupo e grazie presidente. Grazie. Allora, grazie al nostro magnifico Giovanni, in esclusiva questa intervista, il presidente FIN, e quindi è un importante contributo che il nostro Giovanni darà non solo per queste puntate, ma per quelle a seguire, e noi avremo evidentemente sempre personaggi di un certo livello nazionale e internazionale, grazie alle interviste che il nostro Giovanni porterà avanti. Torniamo a questo nostro calcio lametino. Direttore, allora, io ieri insieme a Giovanni, ma a tantissimi altri giornalisti che evidentemente seguono la sua squadra, eravamo lì al campo, abbiamo potuto seguire questa meravigliosa prova della squadra, però ognuno di noi poi ha fatto le sue valutazioni. Io voglio dire un paio di cosine. Intanto il nostro Mister R gioca col 4-3-3 e questo è assodato. Secondo lei, ecco, adesso ci facciamo gli affari del mister che non c'è ma che mi ha promesso che quanto prima si fermerà e quindi sarà ospite anche nella nostra trasmissione, questo 4-3-3 secondo lei lo porterà anche quando andremo a giocare fuori casa o è un modulo che lui cambierà secondo la partita? Che domanda! No, è lui che dovrà decidere. Certo è che nella fase della costruzione della squadra, la scelta dei calciatori attraverso anche valutazioni tra l'allenatore stesso, il direttore sportivo e la società, si è cercati di varare una squadra che al di là della forza delle individualità avesse intanto l'ambizione e la voglia che ha il presidente, che ha il club, che ha la città, che abbiamo tutti, e quindi le motivazioni per fare una stagione importantissima. E poi invece dal punto di vista tecnico di riuscire a poter mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo di calciatori che possa consentirgli di scegliersi il sistema di gioco che più ritiene,
finora ha usato questo sistema di gioco, ma credo che all'interno della squadra ci siano anche le possibilità. Insomma, ha di che divertirsi. Assolutamente sì. Un'altra cosa che abbiamo notato, che io almeno ho notato, che nel secondo tempo abbiamo perso praticamente per una distorsione alla caviglia, se non ricordo male, così mi è stato riferito, il nostro grande Camilleri. E lì, secondo me, quando viene a mancare un elemento del genere, si sente, secondo lei, la sua mancanza? E c'è qualcuno che può essere all'altezza di Camilleri, oppure si sta pensando a mettere anche qualche altro o difensore o che dir si voglia centrocampista, visto che con la punta mi sembra che sia già arrivato Herrera, esatto, se non mi hanno riferito male. Quante domande in una. Così le facciamo tutte come vengono. No, quanto a Camilleri, l'infortunio di ieri non dovrebbe destare grandi preoccupazioni. Siamo convinti che la professionalità del ragazzo e la qualità dello staff sanitario e parasanitario riuscirà a metterlo in sesto in poco tempo. Si sente la mancanza. Questa è una squadra che ha degli uomini importanti che però riuscirà a poter fare a meno verranno a mancare potranno essere sostituite adeguatamente. Ieri è uscito Camilleri, è entrato Sirignano. Questo la dice lunga sulla bontà dell'organico. Un altro calciatore esperto, importante, proveniente dal settore professionistico, e ancora la squadra deve raggiungere il top della condizione fisico-atletica e migliorare anche dal punto di vista tecnico-tattico, ma non c'è da meravigliarsi, anzi mi sarei meravigliato del contrario se alla prima di campionato la squadra avesse raggiunto il meglio della condizione generale. E quindi tornando a Camilleri, la squadra ha giocatori importanti, per cui può riuscire a fare a meno. Noi ancora non abbiamo potuto utilizzare al centro del campo un top player come Corapi, abbiamo avuto a mezzo servizio Laribbi, come dicevamo ieri, in panchina c'era gente come Sirignano, che poi è entrato, come Vitolo, come Bernardi, come Wumbaka. Per non parlare poi della qualità dei cosiddetti under. Bravo. Questo è un discorso che voglio approfondire dopo. Mi perdoni se la interrompo. Si ricordi, poi mi deve dire anche di Herrera. Cosa avevamo noi in arrivo? Qualcosa come qualcuno che ci sta seguendo? Avevi dei messaggi per caso? Allora, abbiamo adesso, diciamo, rimesso a posto la questione web, quindi aspettiamo i vostri messaggi perché c'è stato un piccolo contrattempo. Un piccolo disguido. Allora, approfitto intanto perché so che hai una curiosità per la nostra Aurora. Avrei più di una curiosità perché sono molto interessata dalla la giovane età di Aurora e volevo chiedergli parecchie cose, soprattutto per il nostro pubblico, perché comunque magari qualcuno un po' inesperto come me, d'altro canto, magari che vedo soltanto il mondo del nuoto come qualcosa comunque di interessante da scoprire, vorrebbe sapere. Ad esempio, che cosa sono, Aurora, le gare di salvamento che leggo qui, in cui tu hai partecipato? Le gare di salvamento possono essere di vari tipi, per esempio con gli ostacoli in cui mi sono cimentata, che sono sulle distanze brevi, per esempio 50, 100, 200 metri, oppure anche usando il torpetto, che serve una specie di manichino, per esempio come ruolo di bagnino potrebbe essere un esempio, o torpetto, pinne, così. Quindi praticamente tu in queste gare di salvamento è come se simulassi di salvare qualcuno? Esatto. Ok, quindi se siamo in pericolo di vita a mare speriamo di trovare Aurora via nelle vicinanze. E poi più che una curiosità, volevo fare i complimenti alla nostra Aurora, perché volevo sottolineare una cosa molto importante. Mi hanno detto dalla regia che questa ragazza è molto umile e non si va a prendere tutti i meriti di cui in realtà dovrebbe vantarsi, quindi voglio vantarla io.
Allora, la nostra connazionale è arrivata per 3 anni di fila, l'avevo già detto, prima nei regionali di fondo. Innanzitutto spiega cosa sono i regionali di fondo. Sono i regionali in cui le distanze sono dai 3 km ai 5 km, può essere anche 10 ma in età superiore. E io personalmente ho fatto la 3 km per 3 anni di fila. Quindi sei prima in assoluto, ci spieghi cosa significa prima in assoluto, Aurora? Di tutti i partecipanti, dell'età piccoli, grandi, si arriva primi. Ok, praticamente lei è arrivata prima su tutte le età dei partecipanti, anche quelli più grandi di lei. Un applauso da parte nostra. Brava! E quindi glielo facciamo e ritorniamo al calcio. Ritorniamo col nostro capitano che ha seguito tutte le partite, direttore. È stato presente allo stadio, noi abbiamo avuto modo di seguire insieme a lui, e a lui voglio chiedere, è troppo presto ancora Giovanni per poter parlare di questa nostra FC Lamezia, però che sensazioni hai così a pelle guardandola questa squadra? Io non mi sono esaltato quando abbiamo giocato con la Regina e abbiamo fatto, perché di solito quando una squadra inferiore incontra la squadra superiore fa sempre belle figure. Non mi sono demoralizzato con il Rende, perché abbiamo un po' lasciato a desiderare. Ieri invece la squadra mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché sicuramente potrà solo migliorare. Io poi ho una grande fiducia in Erra, perché io lo conosco, è 10 anni che ormai allena al sud, può solo migliorare. E poi, come diceva il direttore, abbiamo una rosa abbastanza ampia dove gli consente di poter fare quello. Io penso che il destino nostro è solo nelle nostre mani, se lo sappiamo. È difficile, perché vincere un campionato, quando si parte poi per vincere, vincerlo per forza, una parola un po' troppo, però voglio dire, quando sei obbligato quasi a vincere il campionato diventa ancora più difficile, ma io sono convinto che ce la possiamo fare. Io volevo fare una domanda al direttore. Noi sappiamo, il direttore Martino ha fatto sognare tutti i cuori calabresi, no? Con la Regina, è stato un direttore, è un direttore importante ad altri livelli calcistici, no? Per noi è una fortuna avere il direttore Martino a Lamezia, ma siccome lei è un personaggio poi del mondo del calcio nazionale, quanto ci mette a convincere un calciatore a venire a giocare con lei? Perché lei ha fatto una rosa importante per quello che è uscito, stiamo vedendo. Quanto impiega a convincere un calciatore a venire a giocare nella Lamezia? Per esempio Herrera, l'ultimo che abbiamo preso. Poi Nacio. Per il re di Herrera parleremo dopo. I calciatori cioè impieghiamo non tanto tempo, ma non perché c'è il direttore Martino. Intanto perché, e lo dico questo, perché la Lamezia se ne renda perfettamente conto, del presidente Saladini, a livello oltre che imprenditoriale, e voi lo conoscete meglio di me, a livello sportivo sta diventando un presidente veramente stimatissimo in ambito nazionale. E io negli ultimi giorni del calciomercato professionistico in Milano ho avuto il piacere di incontrare tanti colleghi in auge nel calcio nazionale, e vi prego di credermi, sapevano già abbastanza della Lamezia Terme, oltre che della città di Lamezia, e del presidente Felice Saladini. Per cui i calciatori e tecnici, sia provenienti dal calcio professionistico che da quello dilettantistico, oggi impiegano poco a dire di sì a Lamezia, perché sanno di venire in una città gradevole, accogliente, in una società, come abbiamo sempre detto, seria, solida, ambiziosa, puntuale, e con una tifoseria che vuole tornare in alto nel calcio nazionale. Per cui, insomma, oggi devi saper scegliere, proprio perché
sono tanti i professionisti che vorrebbero avere il privilegio di venire a dare le proprie prestazioni per la città di Lamezia e per il Lamezia Terme. Veramente, credetemi, io mi sono affezionato a questa città in pochissimo tempo perché vedo l'entusiasmo di tutti e anche di chi ancora continua a ostinarsi in determinate vicende. Vedo la passione di tutti, vedo la voglia da parte di tutta la città di raggiungere grandi traguardi nel mondo del calcio. E questo ti trascina, e trascina anche uno come me che di campi erbosi ne ha calcati tanti. Per tantissimi anni. Mi dirà dopo sempre di Herrera, perché dalla regia mi dicono che noi abbiamo anche un filmato per quanto riguarda l'automobilismo. Lei com'è messo con l'automobilismo, direttore? Lo segue? Guida la macchina, dice Giovanni, per fare la battuta. E io le faccio una domanda. Vediamo. Conta più la macchina o il pilota? Poi mi risponderà, chissà quando. Questa mi mette in grande difficoltà il nostro direttore. Intanto godiamoci questo sesto slalom curinghese in quel di Curinga, dove evidentemente hanno fatto un qualcosa di molto bello che la nostra magica squadra di STV ha voluto seguire in diretta. Vai Pietro, grazie. Felici e onorati anzi di avervi anche quest'anno, nonostante il Covid. Fortunatamente siamo riusciti ad organizzare questa manifestazione meravigliosa e ripeto, per noi è un onore. Grazie di essere qui e di essere amanti del nostro territorio e di valorizzarlo. Grazie. Anche perché abbiamo detto anche in fase di presentazione in conferenza stampa, Curinga è diventata famosa più, diciamo, di quanto lo era con questo platano millenario che sta riscuotendo, diciamo, un grande successo. Sì, vabbè, noi curinghesi lo amiamo da sempre, questo platano che per noi è, insomma, la nostra icona, è diventato un po' l'icona del nostro territorio e ora grazie a questo concorso internazionale ha avuto una visibilità maggiore a livello nazionale e internazionale. E, insomma, siamo un paese fortunato, abbiamo tante ricchezze, anche quelle naturali. Ecco, quello che dicevo anche per gli amici che non conoscono molto Curinga, che ci stanno seguendo, siamo in diretta su Facebook, sul canale 112 di STV, non c'è solo il platano, c'è l'Eramo di Sant'Elia, se non ricordo male, ci sono altre... Curinga è un territorio bellissimo da tutti i punti di vista, abbiamo tantissime chiese, la chiesa del Carmine, la chiesa dell'Immacolata, che sono stupende e sono soprattutto mete di tantissimi sposi da tutta la Calabria che scelgono Curinga per sposarsi proprio per la bellezza delle nostre chiese e poi la nostra natura meravigliosa, la pineta, il mare, insomma sembra che sono di parte, ma in realtà non è così, è vero, tutto ciò che vi dico esiste e venite a visitarlo. Ecco, voglio dire che era molto titubante a venire a fare l'intervista, ora si è sciolta un po' perché non voleva essere intervistata. Mo ci siamo sciolti, stiamo parlando tranquillamente. Sì, sì, ma perché non mi ha detto che era un'intervista? Mi ha preso un po' alla sprovvista. Ma se non si... Perfetto, grazie per questo contributo. Approfittiamo per salutare sicuramente il sindaco di Curinga, Serrao, la vice sindaco che è stata intervistata da Tonino Scalise e Vincenza Denise e gli amici Servidone e Rizzo che sono stati praticamente i protagonisti di questo evento realizzato in quel di Curinga. Torniamo a parlare di calcio. Lo facciamo anche perché io ho... A parte Camilleri, di cui abbiamo già parlato, ho avuto modo di seguire la partita e di apprezzare tantissimo le prove di 2-3 atleti che secondo me siamo all'inizio, voglio dire, è un giudizio ancora un po' affrettato, che però sono sicuramente, secondo sempre il mio modesto avviso, degli atleti su cui la nostra FC Lamezia potrà contare perché sono validissimi. Parlo di Maimone, parlo sicuramente di Dalt, se non ricordo male, e l'altra mezzala
mi aiuti a dire, Bezzolo, io sono all'inizio, ancora non li conosco no, bene. No, ha tutti, detto però, benissimo. Ecco, perfetto, li ho seguiti in un modo particolare perché mi sono particolarmente piaciuti. Ho visto bene o ho visto male? Chiaramente detto da lei accetto qualsiasi cosa. No, lei vede benissimo. Ma non so se ricordate le pochissime frasi che ho detto alla presentazione della squadra in quell'altra bellissima serata, almeno fino a quel punto, con la partecipazione festosa di tantissima gente. Feci i complimenti al direttore sportivo Mazzei, all'allenatore Erra, dicendo che in poco tempo erano riusciti a costruire una squadra di personalità e che era un mix tra esperienza e innovazione. E i cognomi che ha fatto lei lo testimoniano. Parliamo dell'esperienza di Maimone, che pur avendo sempre giocato in categorie professionistiche tra C e B, non lesina nemmeno un attimo di energia per correre e rincorrere, per andare in soccorso al compagno e per andare a cercare insomma un professionista a tutto tondo. E poi i giovani che appunto non sono stati scelti per obbligo normativo, in quanto è sempre bene ricordarlo, le norme della Lega Nazionale Dilettanti obbligano le società a far scendere in campo per tutto l'arco dei 90 minuti ben 4 under, ma noi non li abbiamo scelti perché under, perché giovani sui quali crediamo, e al di là di quelli che sono stati utilizzati finora, credetemi che tanti altri ce ne sono e anch'essi di qualità. Perfetto, direttore, io voglio far intervenire anche Giovanni Herrera, va bene, me lo vuole dire adesso allora, via. No, o me lo vuole dire dopo, che dice? No, quando vuole lei, però... Ma allora, Herrera, secondo me deve essere qualcosa di molto ma molto importante e interessante per la FC Lamezia, perché lei sta tentando di non dire qualcosa, no? No, la verità vera è che diciamo gli addetti ai lavori hanno seguito questo calciatore con i suoi rappresentanti, con i suoi agenti stranieri sono state anche raggiunte delle intese, atteso che però il calciatore deve essere, siamo in emergenza, come tutti sappiamo, sanitaria in Italia, così come in tutto il mondo, atteso che vadano a buon fine tutte le rituali visite mediche cui il calciatore sin da stamattina è stato sottoposto e ancora nei prossimi giorni, proprio perché bisogna agire con oculatezza, con attenzione massima. E con le immagini, ci passa proprio lui. È lui. E poi, superate queste, bisogna seguire tutto un iter procedurale, come il permesso di soggiorno che diventa condizio sine qua non. Insomma, un primo approccio che non significa che è definitivo, insomma. Perfetto, aspettiamo i risvolti di questa situazione che sicuramente sarà bellissima per la nostra realtà FC Lamezia. Giovanni, ritorno a te. Per vincere il campionato, una domanda proprio da 10 milioni di dollari, che cosa deve inserire ancora la nostra FC Lamezia in questa squadra? Deve? Che cosa deve inserire? Quale altro calciatore può essere utile per questa squadra o va bene già così? Ma su questo io sinceramente sono tranquillo, guarda, te lo dico veramente con tutto il cuore, perché c'è una rosa abbastanza ampia, giocatori di livello,
io li ho seguiti, qualcuno li ho seguiti, non vi dimenticate che domenica il Troina non è una squadra qualsiasi, che è una squadra abbastanza, lo stesso allenatore Alfano che ha allenato il Lega Pro la dice lunga sulla bontà di questa squadra, perciò io sono convinto che, certo, poi se dovesse, ma mi auguro di no, io sono convinto che con questa squadra, con questa, e poi soprattutto con la garanzia. Sarà felicissimo il nostro direttore di quello che ha appena detto. E la società, che vuol dire tanto, con la società alle spalle, come la società nostra, che è abbastanza attrezzata, io credo che, certo, ci vuole poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Assolutamente. Questo non guasta perché in tutte le cose della vita. Però Renato, questo è un campionato molto difficile. Se tu segui quello che ha detto difficile, campi difficili. L'allenatore, scusa Giovanni, quello che ha detto l'allenatore del Troina. Mi dai spunto. Era arrivato da 4 giorni e non conosceva neanche tutti i ragazzi. Però ha detto parole belle per l'efficienza e per altre tre società. Giovanni, però stiamo attenti a quello che dice l'allenatore. Sicuramente il campionato di Serie B per numeri è il campionato italiano più difficile. Basti pensare che ci sono qualcosa come 162 squadre e solo 9 sono promosse nel campionato di ICA e professionisti. Una percentuale veramente altissima e minima per quanto riguarda le promozioni. Giovanni mi ha dato pure lo spunto per sentire i due allenatori di domenica, Mister Herr e Mister Calfano, che se il nostro regista Pietro mi dice che abbiamo pronto il filmato possiamo seguire queste interviste abilmente registrate dal nostro Giovanni, il nostro carissimo addetto stampa della Vigor Mazzei, che evidentemente svolge un compito eccellente anche per noi che siamo lì vicino a lui, ci accoglie puntualmente ogni domenica quando ci sono le partite e ci mette a disposizione tutto quello che può servire per seguire il tutto. Ma c'è anche la voce di Pasqualino Rettura, lo ricordiamo perché lui evidentemente insieme a Giovanni ci raccontano la partita, tutte le fasi importanti, così come ci sono tantissimi altri giornalisti che noi colgo l'occasione per dire anche questa cosa che è importante. Noi avremo sicuramente di volta in volta almeno un giornalista di quelli che seguono l'FC Lamezia qui nei nostri studi e ci potrà raccontare durante le nostre trasmissioni tutto quello che si vive allo stadio direttamente seguendo le partite. Pietro, ci siamo con Noerra e Galfano? Ma io devo fare complimenti ai ragazzi perché onestamente hanno dato tutto. Lavoriamo insieme da una settimana, quindi avevo chiesto alla squadra di essere squadra, dimostrare di essere squadra. Purtroppo avevamo tantissime assenze, però i ragazzi hanno dato l'anima. Siamo riusciti a stare in partita fino alla fine, perché purtroppo abbiamo subito 2 gol evitabilissimi con la difesa piazzata. Dopo una settimana di lavoro, venire a Lamezia, che credo che sia sulla carta, insieme ad altre 2 o 3, una delle pretendenti a vincere il campionato, sono soddisfattissimo. Abbiamo finito con 8 under, quindi voglio dire, io sono convinto che con i ragazzi che abbiamo preso, che arrivano nel transfert, e si tratta di 3-4, poi la squadra deve essere completata ancora, quindi la società sa cosa manca, questa squadra è completo, se la giocherà. Noi siamo fiduciosi perché oggi credo che la squadra ha dimostrato di essere squadra, quindi questo è importante. Partiamo da -6, quindi sappiamo che dobbiamo fare un campionato da playoff, ma noi ci crediamo, perché quando una squadra, come ho detto prima, con metà squadra che non ha fatto la preparazione, con tanti giocatori che sono arrivati adesso, abbiamo bisogno sicuramente di un po' di tempo. Il girone di andata sicuramente sarà una sofferenza, però sono convinto che lavorando per come stiamo facendo, questa squadra conquisterà l'obiettivo che si è prefissata. Abbiamo una condizione fisica disomogenea perché alcuni ragazzi si sono presentati dopo il ritiro, alcuni sono venuti in ritiro un po' in ritardo, quindi c'è da mettere in preventivo una situazione iniziale di lacunosa, ma sulla quale bisogna lavorare. La squadra ha risposto bene, ha lasciato intravedere soprattutto nel primo tempo
cose positive. Il secondo tempo ci siamo a tratti un po' allungati, abbiamo sbagliato tecnicamente diverse uscite che ci potevano costare caro, loro potevano riaprirla, ma nel complesso, considerato il periodo e la situazione attuale che viviamo, è un passaggio direi fisiologico, normale. Le partite, quelle che contano, si vincono 1-0, sono quelle più belle. Noi abbiamo condito questa prestazione con alternando buone cose e altre cose da rivedere, come è normale del periodo, e abbiamo subito una giusta preoccupazione, una giusta sofferenza che fa parte di un percorso di conquista. Quando uno vuole conquistarsi qualcosa, è anche giusto e doveroso che le cose le conquisti con sudore, con sacrificio, ma noi sappiamo che tutte le partite a qualsiasi livello vanno giocate poi sul campo, finisce il curriculum, finiscono le parole, finiscono tante cose, si mette solo quello che si è preparato in settimana, e cercando sintonia fra tutti i componenti, quindi non ci culliamo affatto, sappiamo che dobbiamo fare tante cose, ma siamo fiduciosi che possiamo fare una crescita costante per poterci poi proiettare con costanza nelle parti alte. Bene, abbiamo sentito le interviste dei due allenatori, ringraziamo anche l'allenatore del Proina che ci ha messo tra le prime tre che possono evidentemente vincere questo campionato, quindi lo ringraziamo per questo augurio che ha fatto. Però io vorrei sentire la nostra Miriam, intanto se abbiamo qualcuno che ci sta messaggiando, perché la prima ci dobbiamo organizzare un po' meglio, giustamente, allora. Però noi partiamo sicuramente con... qualche sostenitore che ci dà un in bocca al lupo. Allora, Enzo Roberto dice in bocca al lupo per il programma. Saverio, un saluto da Napoli. Ci stanno guardando da Napoli. Anche da Napoli, direttore. Quindi, a voglia. Qualcuno fa i complimenti a te, Renato, eh? Addirittura, grazie. Grande Renato troppo Grandinetti, buono. Poi c'è un grande Giovanni De Grazia, poi di nuovo grande Renato Grandinetti. Insomma, molti insomma ti stimano parecchio, Renato. Vediamo, qualcun altro invece fa i complimenti ad Aurora e gli le batte le mani. Poi vediamo qualcun altro. Bravissima Aurora, il nostro orgoglio calabrese, ok, ancora. Perché allora tanti no degli attaccanti? Chiede Saverio Critelli. Perché? Tanti no degli attaccanti. Non so, forse era riferito a un discorso di prima. È uno di quelli che stava con noi in tribuna, fa questa domanda. Saverio Critelli, la domanda? Perché allora tanti no degli attaccanti? Perché tanti no degli attaccanti? Quello che era in tribuna è Rinaldo Critelli. Saverio fa il giornalista in Campania. Ah, è quello dalla... allora, sì. Rinaldo invece questo arriva dalla Campania, esatto. Qualcuno dice, vi guardiamo anche da Londra, siete fortissimi. No, addirittura da Londra, direttore. Però io devo dire ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo, hanno mandato i complimenti a me, a Giovanni, ad Aurora, mi mancano i complimenti per il direttore, per Capitan Giovanni Grandinetti. Fatevi sentire, perché per la par condicio vogliamo anche quelli. Esatto? Adesso arriveranno tutti. Arriveranno sicuramente. Torniamo al calcio, volevo fare una domanda al direttore. Vai, se poi. State lavorando bene, si vede, no? Ma con i settori giovanili come vi state organizzando? Perché il settore giovanile, diciamo, è molto fondamentale per una società di calcio. Come vi state strutturando con i giovani, con le scuole calcio? È chiaro che da direttore generale devo incominciare a preoccuparmi anche di tante altre cose, dalle strutture che speriamo nel futuro possano essere adeguate alle ambizioni del club, al vivaio. Lei ha toccato un settore importantissimo per il futuro del club. Aurora, se nel campo della quota rosa, ne è un esempio delle potenzialità che ha questa città in ambito sportivo. Questo sta a significare che i giovani intanto hanno diritto ad un club calcistico che crede in loro. Questo è un loro diritto, che vengano messi non solo nelle condizioni di fare attività nelle tante scuole calcio che ci sono in Lamezia, ma credo che abbiano diritto anche di ambire a poter giocare
a poter giocare per il club più importante della città, e questo passa chiaramente da una organizzazione capillare del settore. Per questo la società ha già scelto un consigliere delegato proprio al settore giovanile. Credo che si debba cominciare una fase di studio di tutto il mondo giovanile calcistico che c'è in Lamezia e nelle zone più vicine, per poi iniziare invece la successiva fase della ricerca, cioè dire andare a cercare in regione e perché no magari una volta completato il lavoro sul territorio lametino, allargare gli orizzonti in tutta la regione e perché no, dicevo, magari anche oltre regione, soprattutto in Sicilia e in Campania. Insomma, il Sud credo che in ambito giovanile può dare tanto, ha dato tantissimo nel passato e può dare tanto ancora nel futuro. Basta crederci e organizzarci, e per questo la società credo che si debba attrezzare, ma ha già cominciato a pensarci. Grazie direttore, grazie. Sì, è arrivato qualcun altro, vai Miriam. Per il direttore Martino. Allora, Alessandro ci chiede, ma è possibile l'ingaggio anche di una punta di categoria superiore? Alessandro dice che servirebbe come il pane per essere definitivamente competitivi per il salto di categoria. Questa è una sua... Stiamo già lavorando, vogliono la punta competitiva, sta già arrivando Herrera. Intanto, altrimenti sembra che non vogliamo rispondere alle domande un pochino, punzecchianti. Intanto non è vero che ci sono stati tanti no, è vero invece che è stato cercato per un po' di tempo un top attaccante che ha sempre fatto il calciatore tra i professionisti. Siccome il club vuole dare, ha dato un certo profilo alla squadra di quest'anno, era andata alla ricerca anche nella zona offensiva ad un top che non ha assolutamente detto non al club. Anzi, vi garantisco che se avesse deciso di giocare nel campionato dilettantistico, tra le 172 squadre in Italia avrebbe scelto solo e soltanto il Lamezia, la città di Lamezia e il club del presidente Saladini. Questo per rispondere alla domanda del tifoso. Così è giusto. Quello della punta è diventato il motivo, il filo conduttore dell'estate la mattina, ma non ci nascondiamo che forse il reparto possa essere completato. Il direttore sportivo sta lavorando e non da oggi per mettere a disposizione dell'allenatore quest'altro state giocatore. State tranquilli, il nostro direttore c'è e vi farà vedere con i fatti quello che evidentemente ha appena accennato. Però siccome stiamo parlando di squadre del nostro territorio, noi con la prossima settimana ci organizzeremo meglio. Adesso vi diamo così alcuni risultati di quelle che sono le squadre che giocano in promozione. È cominciato anche quest'altro campionato. La Garibaldina vince 2-0 la prima partita.
così come la Promosport va a vincere a San Fili per 2-0 anche, e l'Atletico Maida invece perde in casa 0-2 con il Campora. C'è anche un risultato della Vigor 1919 che vince in Coppa Italia 0-1 a Mangone. I risultati della prossima settimana sicuramente vedranno protagonisti tutte le squadre che sono più o meno vicine nel nostro territorio, però io, prima di parlare anche di squadre di categorie superiore, perché toccheremo anche quelle, giusto dare spazio, sebbene con i tempi che ci sono consentiti per quella che è la nostra trasmissione, voglio passare un filmato, caro direttore, caro Giovanni 2, cara Aurora, cara Miriam, che noi andremo a fare tutte le settimane. Direttore, noi andiamo a sentire cosa ne pensano i nostri amici di Lamezia. Questa settimana l'abbiamo fatto su Nicastro, la prossima la faremo su San Biase, l'altra ancora su Santofemia, sempre per tenere uniti i tre comuni e per cercare di andare in questa direzione. Andiamo a chiedere, secondo loro, come finirà la partita di... E di settimana in settimana i nostri intervistati diranno il risultato. In più chiederemo chi è il personaggio della settimana. Chissà che nella prossima non diventerà proprio lei direttore, perché adesso in questa trasmissione è protagonista. Intanto vediamo a chi hanno dato la preferenza questa settimana per il personaggio e per il risultato della nostra partita che è stata già effettuata domenica. Vai Pietro, grazie. Qual è secondo lei il personaggio della settimana? Che cosa ti posso dire? Di personaggi particolari alla Lamezia Terme ne abbiamo parecchi. Però, devo dire la verità, è un po' di giorni che vedo te. Quindi ti voglio mettere su un piedistallo. Non era preparata, come non è preparata la seconda. Allora, comincia il campionato di Serie D. Sì. La prima partita, FC Lamezia, Troina. Come finirà? Guarda, per un buon auspicio per la nostra squadra e per Lamezia, vincerà 2-1, ok? Perfetto, grazie al nostro professore, buona giornata. Ciao, arrivederci e buona giornata. Allora, un altro caro amico incontriamo qui su Corso Numistrano, è il nostro amico Nando, e a lui la prima domanda. Chi è secondo te il personaggio della settimana? Berlusconi. Comincia il campionato di Serie D. La nostra FC Lamezia gioca la prima partita col Troina in casa. Come finirà questa partita? 1-0. Grazie a Nando, buona giornata. Il personaggio della settimana, secondo te? Ma sinceramente non trovo qualcuno che sia particolarmente in vista per questa settimana. Però mi pare che siccome stanno andando bene i vaccini, potrebbe essere il generale commissario dei vaccini, non mi ricordo come il nome. Figliuolo. Figliuolo, esatto, lui. Andiamo all'altra domanda. Inizia il campionato di Serie D, la prima partita FC Lamezia Troina. Come finirà questa partita? Un risultato esatto. 2-1 per la Vigor Lamezia. Grazie di cuore, buona giornata. Buona giornata. Ci siamo sul Corso Numistrano questa mattina, sempre amici carissimi e importanti. E allora il nostro Giuseppe, due domande velocissime. Qual è secondo te il personaggio della settimana? Guarda, io più che il personaggio, perché avrei qualche difficoltà di individuarla, perché tra l'altro ce ne potrebbero essere anche tanti, ma se posso segnalerei invece un'associazione alla quale tra l'altro io sono anche iscritto, che è Italia Nostra. È un'associazione che si occupa dei beni storici, artistici, culturali. La seconda domanda. Inizia il campionato di Serie D della nostra FC Lamezia che incontra praticamente il Troina. Come finirà questa partita? Guarda, oltre che un auspicio chiaramente, ma direi che una certezza, l'FC Lamezia vincerà 2-0. Va bene? Forza Lamezia. Grazie Giuseppe, buona giornata. Ciao, grazie a voi. Qual è il personaggio della settimana secondo te? Il Papa per il suo viaggio all'estero e per le bellissime parole ancora una volta che ha affidato a tutto il mondo. Ti ringrazio. Seconda domanda. Inizia il campionato di Serie D. La nostra FC Lamezia incontra in casa il Troina. Come finirà questa partita con un risultato esatto? 2-0 per l'FC Lamezia. Grazie di cuore. Grazie a lei, buona giornata. Ci fermiamo all'edicola del nostro carissimo Domenico. A lui due domande. Secondo te, chi è il personaggio della settimana? Ma per me questa settimana nel campo sportivo è José Mourinho.
un grandissimo allenatore, un grande talento, noi l'abbiamo avuto nella nostra squadra dell'Inter, adesso è nella Roma, sicuramente farà risultato. Per me è lui, José Mourinho, resterà sempre il numero uno degli allenatori. Domenico, la seconda domanda. Comincia il campionato di Serie D. Come finirà la prima partita dell'FC Lamezia col Troina? Mi auguro positivo per noi di Lamezia, un risultato vincente. Esatto, il risultato. 2-0. Questa mattina abbiamo il piacere di sentire due fratelli. Sentiamo il primo al quale chiediamo. Allora, secondo te, il personaggio della settimana? Della settimana? Così a, diciamo a volo. Non è della settimana, ma penso io è di anni e lo sarà ancora finché il Padre Eterno ce lo lascia in vita, con Papa Francesco che sta facendo tanto per portare la pace nel mondo soprattutto. Grazie, grazie a te, grazie. Grazie a te. Allora avviciniamoci a Vincenzo, che è l'altro fratellino che rivediamo sempre con immenso piacere. Fratellone, vabbè, come dice lui. Allora a te invece chiediamo come finirà la prima partita di Serie D dell'FC Lamezia che gioca in casa col Troina. Risultato esatto? Ma visto che è un progetto nuovo, mi auguro che vada bene per il Lamezia, un 2-0 secco. Grazie anche a lui, grazie, grazie, un abbraccio, grazie. Ebbene sì, questo è un gioco che noi facciamo settimanalmente e che organizzeremo ancora meglio con dei premi per chi evidentemente poi riuscirà ad organizzarsi, a indovinare il risultato della partita. Questa settimana mi sembra che siano stati in tre addirittura che avevano preventivato questo 2-0. Così è stato, ha portato bene. Sì, ciao, vediamo, vai, allora, vai Miriam. Faccio vai, una subito, piccola correzione per il nostro radino. Anzi, come ti viene, vai. Vi racconto un aneddoto. Eccola questa qui. Intervista dovevo farla io, dovevo andare da inviata a fare le domandine, ma purtroppo mi sono defilata perché ero un po' impegnata questa settimana. Però Renatuccio, dimmi. Abbassiamo l'età media di questi intervistati, hai paura, ti devi buttare tra i giovani, dai, vogliamo sapere. Ma giovani ci devi essere tu, perché a te nessuno dirà di no, a me sono anziano e mi dicono di no, invece se ci sei tu puoi fare la scelta come vuoi. No, dobbiamo sentire cosa dicono i giovani. Allora la prossima settimana ti impegni che lo farai? Vabbè, davanti vediamo, a tutti, quindi lo farà lei. No, okay. No, non lo assicuro, non lo assicuro. Vabbè. E tra altre cose, direttore, la nostra Miriam è una professoressa, io non la posso chiamare dottoressa perché sennò Giovanni mi rimprovera che dice che chiamo dottoresse tutte quelle che evidentemente vengono, però lei ha due lauree e quindi è impegnata effettivamente tutta la settimana per quanto riguarda non solo l'insegnamento ma per altre situazioni che sta portando avanti, che però per la privacy non diciamo. E quindi noi... Ecco, bravo Giovanni, ma noi ce l'avremo sicuramente ogni settimana sportivamente, questo è un impegno che lei ha preso e manterrà, su questo è vero, perfetto, perfetto. Io voglio salutare anche un'altra persona che sta dietro le quinte, direttore, il nostro caro Angelo, Angelo Piccione, che evidentemente si spende anche lui a 360 gradi, che dice, glielo diamo un voto da 6 a 10. Da 6 a 10, vediamo un da po'. Da 6 a 10 dovrebbe dargli 10 e mezzo. Oh, però, addirittura sarà felicissimo. No, ma 10 e mezzo intendendo dire il massimo. ma veda. Piccione lo fa. Ma veda, in campo la domenica si vedono i protagonisti. Dai calciatori, dai 20 calciatori tra. Gli 11 titolari e gli altri che vanno in panchina ai tecnici e sono i protagonisti. Ma vi prego di credermi, c'è tantissima gente che lavora quotidianamente con un impegno veramente spasmodico per far funzionare tutto al meglio. Non bisogna fare lodi sperticate al presidente, al vicepresidente, al club tutto, alla società, però credetemi, in pochissimo tempo hanno messo in piedi veramente un'organizzazione degna di calcio professionistico, ed ognuno di loro dagli io li chiamo quelli
che stanno dietro le quinte o quelli che comunque non si vedono sotto i riflettori, perché la squadra si esprime al meglio, tutto deve funzionare bene, e il Lamezia in questo non è secondo a nessuno. Assolutamente, io credo che dietro ci sarà la regia di un certo... Complimenti a lei, perché riuscite anche ad essere aggreganti. La città ha bisogno, di questo. No, stavo dicendo cosa importante per legarmi all'ultima cosa che ha detto. Dietro tutto questo c'è la regia di un certo Gabriele Martino, poi glielo presenterò qualche volta, perché la sua esperienza si tocca con mano. Giovanni. Che... Non dimentichiamoci il direttore, che è Antonio Mazzei, Antonio Mazzei che sta facendo grande esperienza nel calcio, diciamo, dilettantistico, no? E sta crescendo bene. Certo che avere un maestro come Martino, avere un maestro di musica così... È tutto detto. Però io voglio sentire il nostro caro Giovanni adesso per quanto riguarda le squadre di categoria un po' superiore. Certo. Per parlare di squadre di categoria un po' superiore, dobbiamo sicuramente cominciare ad arrivare alla Serie B. Per la gioia del nostro direttore, domani si giocherà nuovamente la Serie B e ci saranno queste partite che io ho appuntato. Ma la gioia del direttore in questo momento è solo la Lamezia Terme. Sì, vabbè, però i ricordi non si possono... Assolutamente. Io lo facevo anche perché non l'ho chiesto a lei. Pordenone Regina, addirittura la regina delle tre squadre calabresi, se non ho segnato male, è quella che ha più punti, esattamente 8. Poi c'è Cosenza Como, 4 punti per il Cosenza che ha vinto l'ultima partita, quindi un in bocca al lupo anche al nostro presidente Guarascio, che evidentemente sta riprendendo quota, e a chiudere Crotone Lecce. Queste sono le tre partite di domani. Un pronostico per rimanere nei pronostici. Pordenone Regina, vai Giovanni. Ma guarda che la Serie B è imprevedibile. Lo so, e infatti... Ieri sera il Parma ha perso in casa. Assolutamente sì. Buffò ha parato un rigore, perciò voglio dire... Assolutamente. Io mi auguro che tutte le tre squadre calabresi possano vincere. Possano fare punti, soprattutto la regina, che credo che ha un potenziale di tutto rispetto. Il Crotone è partito anche bene, però fa fatica... Sì. Cosenza è in fase di allestimento, però sembra che sia sulla strada giusta. Ho fatto un buon pari a Perugia. Se vince domani con il Como, addirittura va a 7 punti, si può mettere in centro classifica. E poi domenica c'è Cosenza-Regina. Cosenza-Crotone. In a tutto questo... Volevo ricordare per Cosenza, che sta facendosi strada, un bravo allenatore, che è il nostro gatto, Antonio Gatto. Bravo, hai fatto bene a sottolineare. È il secondo allenatore del Cosenza, voluto fortemente sia dal primo che da Guarascio. Perciò un giovane lametino che è nato nelle file del calcio lametina, dico, Antonio se lo merita, perché è stato nel calcio professionistico. Ci siamo incrociati stamattina con Antonio e mi ha promesso che quanto prima verrà anche lui ospite nelle nostre trasmissioni, e qui in questo nostro Sportivamente verranno proprio tutti, come d'accordo con Giovanni e con il nostro editore Francesco Santoro. È aperta veramente una trasmissione a tutti quelli che fanno sport e che evidentemente vogliono venire a raccontarsi in questa nostra trasmissione. Però adesso scendo di categoria, andiamo sempre in Lega Pro. Direttore, ci sarà questo Catanzaro Catania. Il Catanzaro è messo anche bene perché mi pare abbia 8 punti ed è reduce dall'ultimo pareggio a Palermo, un campo di Catanzaro. Quanto? 6 punti. 6, quindi non 8, ho segnato male io. Allora, 6 punti il Catanzaro. Ma guarda che sulla classifica ho letto 8, Giovanni. 6 punti. Vabbè, se mi controlla Pietro, il nostro regista, quanti punti ha il Catanzaro, così chiariamo questa piccola situazione tra me e Giovanni. La vittoria e tre pareggi. Quindi poi abbiamo invece la Vibonese con la Turris, che purtroppo non è messa bene, però è reduce dall'ultimo pareggio che ha fatto ad Ancona. Allora, questo Catanzaro e questa Vibonese che militano in Lega Pro. Direttore, come li vede? Il Catanzaro, anche quest'anno la società ha cercato di varare una squadra altamente competitiva. Ormai mi pare che tutti gli anni con la presidenza Floriano Noto abbia raggiunto sempre i playoff, però poi andati a finire male.
Anche quest'anno hanno come obiettivo il salto di categoria. Certo, c'è da fare i conti con le altre società come il Bari, che sicuramente è una squadra forte, una città dietro alle spalle e una proprietà altrettanto forte, e che farà di tutto per tornare direttamente in B. Auguriamoci che il Catanzaro possa fare il salto di categoria. La Vibonese invece sarà questo forse un anno particolarmente difficile. È già tanto, secondo me, sono già tanti i sacrifici che il presidente Caffo fa per tenere la città di Vibo tra i professionisti. Comunque ancora siamo appena agli inizi, per cui c'è tutto il tempo per recuperare. Perfetto, la regia mi conferma che i punti sono 6, quindi il nostro capitano ha ragione per quanto riguarda il Catanzaro, però che sia di buon auspicio, di augurio che possa arrivare ad 8 ed anche oltre. Detto questo, arriverò a 9 o a 7. Va bene, giustamente, è preciso, il nostro capitano non gli sfugge niente. Domenica sarà a 9, dai. Domenica sarà a 9, vabbè, che possa andare bene al Catanzaro, ma a tutte le squadre calabresi che noi seguiremo veramente con immenso piacere. Noi siamo nel gran finale di questa prima puntata che a pelle a me è piaciuta, però poi lo faccio dire ai nostri meravigliosi ospiti. Noi la vogliamo chiudere sicuramente con il nostro Giovanni De Grazia, che si supera, la chiude in un modo olimpionico. Perché dico olimpionico, Giovanni, secondo te? Vai. Sicuramente avrei messo l'intervista che ho fatto a parte di ieri pochi giorni fa, il campione dei 10 km di nuoto in mare aperta a Tokyo, è una meravigliosa medaglia d'argento. Vi ricordo che ha vinto anche gli 800 metri a Tokyo, perciò ho avuto l'onore e il piacere di intervistarlo appena rientrato da Tokyo. Quindi abbiamo il nostro Giovanni De Grazia che ci porterà tutti questi personaggi evidentemente famosi del nuoto e non solo. E quindi Pietro mi dice che abbiamo anche questa regista, questa intervista del nostro Giovanni per quanto riguarda a Gregorio Paltrinieri. Gregorio, eccolo lì, vai Pietro, grazie. Gregorio, grazie per essere qui in Calabria. Purtroppo la gara non c'è stata per le condizioni che, diciamo, ci sono state. Ma oltre al nostro potere. Certo. Allora, le Olimpiadi, abbiamo visto tutti i risultati che ci hai regalato a tutta l'Italia, a tutti chi fa il nuoto. Diciamo, se è stata una soddisfazione. Perché venivi da... chiamavo l'infortunio. Sì. 2 mesi prima che nessuno avrebbe scommesso un euro sulla tua partecipazione. Qual è stata la spinta per poi arrivare negli ultimi giorni a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo? Allora, sì, è vero, sono stati mesi difficili e ho avuto questo infortunio, mi sono dovuto fermare, ho ricominciato a nuotare solo poche settimane prima delle Olimpiadi e quindi la preparazione era sicuramente non ottimale. Sono arrivato là pensando di avere una possibilità e di dare il massimo di quello che potevo fare in quel momento. Quello era il mio unico pensiero, non avevo aspettative, neanche io avrei giocato una lira, un euro su di me perché sapevo che non era andato secondo i piani tutto il percorso. Quindi sono andato là così, provando a fare il meglio di me ed è bastato. Esco da questa Olimpiade molto contento perché era veramente il miglior risultato immaginabile in questa condizione, quindi sono contentissimo. Io ho evidenziato prima il gruppo che ti è stato vicino, perché tu hai vinto le medaglie grazie a te, al tuo sforzo, al tuo sacrificio, però io ho voluto ricordare prima chi c'era dietro di te, il tuo allenatore, Fabrizio Antonelli, e la tua collega tutto lo staff che poi tu è su quello che mette la prima, diciamo, l'immagine, certo, il fisico, però poi c'è tutto chi c'è dietro che fa vincere le medaglie. È un lavoro di squadra incredibile, innanzitutto col mio allenatore, i miei compagni di squadra, ci alleniamo tutti i giorni insieme, ci conosciamo molto bene e quindi è stimolante per me allenarmi in un gruppo su cui so che posso contare, ed è stato così anche questa volta. Io mi sono trovato molto in difficoltà e loro mi hanno aiutato
ad uscire da un periodo anche mentalmente stressante, perché io volevo arrivare all'Olimpiade benissimo e per forza di cose non ci sarei arrivato, ma loro mi hanno tenuto sul morale, quindi è veramente un lavoro di squadra dall'inizio alla fine, e un'Olimpiade non si prepara neanche nelle ultime due settimane, sono anni e anni che noi stiamo cercando di raggiungere questi risultati, quindi è bene così. Allora io saluto sportivamente, vi faccio un in bocca al lupo per la prossima stagione e ci vedremo presto, ciao! Ebbene sì, intanto grazie al nostro campione per l'in bocca al lupo. Noi abbiamo cominciato, credo che abbiamo cominciato veramente alla grande, così come lui ci ha augurato. E noi ringraziamo anche e soprattutto gli ospiti che abbiamo, ai quali daremo la possibilità di mandare un messaggio finale e di darci anche evidentemente dei suggerimenti per quanto riguarda questa nostra trasmissione che andrà avanti fino a maggio, perché noi accettiamo quelli che sono i suggerimenti, quelle che sono le indicazioni che ci possono dare per migliorare sempre il nostro programma. Però Miriam mi deve comunicare qualcosa di importante prima di chiudere. Allora Renato, finalmente dopo che abbiamo ristabilito il collegamento web stanno arrivando parecchi messaggi. Arrivano. Esatto, sì. Ne selezioniamo soltanto due perché vorrei lasciare poi alla fine un po' di tempo ad Aurora per dire un qualcosa che mi aveva detto all'inizio trasmissione. Quindi i più importanti, allora innanzitutto volevo riallacciarmi al discorso di prima, e c'è Saverio Critelli che dice: Giovanni Grandinetti e Gabriele Martino non hanno bisogno di saluti e ringraziamenti, sono il top, quindi avete perché visto, non hanno detto niente perché siete già il top, quindi non c'era bisogno. Tutti e due. Saverio Critelli è un grande giornalista sportivo. Assolutamente sì. No, solo Giovanni e il nostro direttore. Il top siete voi due. Esatto, assolutamente ci siamo. Nessuno lo può togliere da questo posto. Ecco, vedi, esatto, bravo. Stiamo parlando veramente. Ho fatto bene a portarlo in questa prima puntata, direttore. Mi conferma, sì. Non ha sbagliato un colpo. Troppo buono. Però se non loda abbastanza, Aurora sbaglia. Vabbè, è lei che merita le felicitazioni da parte di tutti, di tutti troppo noi. Troppo buono. Ci dice che è evidente che la squadra ha bisogno di amalgamarsi e di allenamenti per arrivare al top della condizione. La squadra è ottima, manca una punta e penso che il grande DG Martino se ne sia accorto. Volevo chiederle, ma il dolore al ginocchio di Corapi è risolvibile o no? Lui potrebbe farci fare il salto di qualità. Un saluto e forse FC Lamezia. Mi pare di sì, stiamo parlando di Corapi, si rimetterà sicuramente in sesto, quello che hanno appena chiesto. Sì, domani si sottoporrà ad una terapia, a parte che il calciatore sta proseguendo un programma fisico-atletico ad hoc per portarlo alla migliore condizione, e pensiamo che magari nei prossimi giorni di questa settimana possa unirsi al gruppo. Perfetto, direttore, grazie. Ci siamo. Abbiamo il messaggio della nostra Aurora per poi chiudere. Mi ha detto che voleva chiudere dicendo una cosa, quindi vai Aurora. Allora. Volevo fare un piccolo invito ai ragazzi e ai bambini per venire alla piscina comunale a Ravaglia Lamezia a provare qualche volta, anche più di una volta con noi e divertirsi con noi. Brava. Grazie. Perfetto, ecco, arriva l'applauso da dietro le quinte. Approfitto per salutare dietro le quinte i genitori di questa meravigliosa Aurora, il papà e la mamma, nonché Francesco Sinopoli, anche lui dietro le quinte sta seguendo questa nostra trasmissione, e tutti quelli. Guarda caccia stasera. Guarda? Caccia. Ah, poi mi perché dirai siccome è stata aperta la caccia, sta seguendo a Piccione, che non vorrebbe che qualche cacciatore sparasse alla mia Piccione. Vabbè, Giovanni. Parto proprio da te, visto che ci sei lì, sei già in pole position per i saluti finali e per dire quello che vuoi. Prego. No, io sono contento che iniziate questa trasmissione. Chiedo scusa se c'è stata qualche defaianza, ma è la prima puntata, è sempre così. Durante il percorso verrà corretta questo programma, logicamente da parte di tutti, perché è sempre una prima puntata. Sapete che quando si fa una prima puntata, anche nelle grosse emittenti si sbaglia. In tutte le cose, giusto, si può sbagliare. Poi per quanto riguarda le squadre di calcio, la Medina e tutti gli sport, vi invito veramente ad andare al campo, allo stadio Guido Ippolito, andare anche negli altri stadi delle altre squadre della Medina. L'interessante è che siamo vicini allo sport, perché lo sport fa unione,
fa famiglie, l'abbiamo visto domenica nel campo Guido d'Ippolito con l'FC Lamezia, anzi chiamiamola, abitiamo a chiamarla Lamezia Terme, perché FC vabbè ci sta, però Lamezia Terme mi piace di più, direttore. E allora non ci resta che, oltre all'invito che ha fatto lei, augurarci che dalla prossima partita interna gli sportivi, i cittadini si uniscono veramente al grido di tutti, forza Lamezia Terme. E questo poi è l'intento di questo programma, di far rivivere lo sport nella nostra città e non solo. Bravo Giovanni, grazie, grazie per il tuo messaggio. Capitano, a te. Beh, io ti ringrazio per l'invito, non ci poteva essere occasione migliore anche per avere il piacere di essere stato insieme al direttore generale del NICAS, Lamezia Terme. Lamezia Terme. Era un grande giocatore, ma la vecchiaia si fa sentire. Auguriamoci che la vigor, tornava un'altra volta. Perché poi bisogna abituarsi. Lamezia possa centrare l'obiettivo. Bisogna lottare sicuramente, ci vuole un po' di fortuna, ma io credo che alla fine possiamo raggiungere questo risultato. Grazie capitano, grazie per la tua presenza, graditissima. Aurora, il saluto lo hai fatto, vuoi aggiungere qualcos'altro? Non lo so. Voglio fare un saluto a casa e al mio allenatore. Grazie, grazie, in bocca al lupo per il tuo percorso. Direttore, è stato un gran piacere, cos'altro aggiungere? Prego. Grazie a voi per averci invitati, è veramente dei complimenti per come avete preparato la prima trasmissione. Siete un veicolo importantissimo, ma non solo per il club Lamezia Terme, per lo sport lametino, credo che possiate essere invece un veicolo importantissimo per la città di Lamezia. Complimenti e vi raccomando, andate avanti. Grazie direttore, non ci poteva essere complimento migliore, lo accettiamo a nome di STV, di Globo TV, evidentemente, e di tutta la squadra che ci sta riprendendo. Miriam, a te la chiusura, così poi andiamo a nanna, va bene? Che andranno in sì. Durante la settimana questa emittente andrà in replica sui canali YouTube, andrà in replica sulla mia emittente Globo TV e su STV. Perciò chi non l'ha vista stasera avrà l'opportunità di vederla durante la settimana. Grazie ancora. Miriam. Niente Renato, ci vediamo lunedì, vi aspettiamo, speriamo di essere sempre di più. Penso che come prima trasmissione, diciamo come prima puntata, sia andata più che bene. Vero? E dai, vi aspettiamo lunedì. Grazie, grazie anche a te Miriam, ai nostri magnifici telespettatori, a quelli che ci hanno seguito sulla diretta streaming, diretta Facebook, a tutti quelli che evidentemente ci vorranno seguire in seguito. Noi vi diamo la buonanotte e grazie, grazie di essere stati con noi.